Gide è un grande, oltre ad essere un grande regista, ma poi è un grande intellettuale, un politico, un militante, come dice qualcuno, qualcuno che è sempre stato coerente con le proprie idee, idee non che si riferivano a certe idee adesso del tutto fuori moda, sul progresso, sul comunismo, ecco. Però lo ricordo in particolare perché lui mi incantava, i suoi racconti sulla storia d'Italia, conosceva, io lo ascoltavo, non lo vedevo da un po' di tempo, però lo ascoltavo per ore e ore, perché lui, fin da, mi ricordo che dice, io sono stato nelle braccia di Luigi Pirandello quando aveva 3-4 anni, e poi tutta la storia, la resistenza, ha conosciuto tutti, tutti i grandi del Partito Comunista, poi la sua separazione e anche il fatto che da un certo momento in poi ha fatto una scelta estremamente coerente e certamente pagante all'incontrario, le sue scelte registiche di regista. Io ne ammiravo, anche se non condividevo, ognuno va per la propria strada, però il suo rigore, la sua scelta stilistica degli ultimi film che lui ha fatto. Quindi, che devo dire, ho questo ricordo ed è una ricchezza la sua, che non potremo più goderne, insomma, della storia come lui sapeva raccontarla. E a me, forse che venivo dalla provincia, sapeva entusiasmarmi, ecco. Ricordo soprattutto questo.